Ti opero al cervello e ti rovino la vita. Cosa mi spinge a dire questa frase? Beh, scopriamolo insieme. Ciao a tutti! Nell'ultimo video, vi lascio la scheda qui in alto, abbiamo fatto una panoramica sulla visione e abbiamo visto come questa sia importante perché fornisce una serie di dettagli che vanno ad aumentare la nostra percezione delle cose, ovvero tutti questi dettagli ci permettono di definire in maniera più accurata le cose che noi stiamo osservando. Quello su cui noi ci stiamo focalizzando, quindi, potremmo dire, è il cosa stiamo osservando. La strada che seguono le informazioni della visione viene definita appunto sentiero del cosa, perché attraversa tutte quelle parti del cervello che sono in grado di modellare l'informazione e che ci permettono quindi di ottenere un'immagine riconoscibile e possibilmente consapevole. I segnali però, continuando nel loro cammino, nel loro viaggio, vengono accolti da ricordi via via più personali e sempre meno generici. Un oggetto che per esempio fino a quel momento, etichettato come volto, ora può trasformarsi in volto di Mario, Maria, Eugenio, Sara. Questo tipo di riconoscimento avviene quando il segnale passa attraverso quello che oggi noi sappiamo essere l'ippocampo. Si tratta di una piccola regione responsabile dell'archiviazione e dell'utilizzo di esperienze più personali. I danni a questa regione possono infatti essere catastrofici. Ed è qui che arriviamo alla frase con la quale siamo partiti. Un caso clinico studiato da medici e ricercatori per anni e che ha validato questa affermazione è legato al nome di Henry Molaison, conosciuto oramai da generazioni di studenti di neuroscienze con l'acronimo HM, in italiano HM. HM da ragazzo soffriva di gravi crisi epilettiche, tanto che nel 1953 i chirurghi gli rimossero una parte del cervello per impedire che gli attacchi proseguissero senza controllo. Sfortunatamente per lui, l'area comprendeva anche l'ippocampo e oltre a bloccare gli attacchi epilettici, l'intervento gli tolse anche la capacità di elaborare e soprattutto di conservare nuovi ricordi. HM visse una vita lunga, apparentemente normale, momento dopo momento, con l'unica differenza che le esperienze non si fissavano più all'interno del suo cervello. Nel suo cervello HM rimaneva il giovane che era stato prima dell'operazione e, anche se ogni giorno incontrava le stesse persone, non appena queste uscivano dal suo campo visivo, lui automaticamente le dimenticava e il giorno dopo era come se le avesse incontrate per la prima volta nella sua vita. Addirittura se veniva distratto anche solo per un secondo, tutto ciò che stava facendo o stava dicendo veniva dimenticato. Non era più in grado infatti di collocare le sue azioni all'interno dello spazio-tempo. Uno degli scienziati che lavorò con HM fu Susan Corkin, che tra l'altro era stata professoressa di neuroscienze comportamentali presso i Corkin Lab del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Nel 2013, in un'intervista al Guardian, Susan Corkin affermava: «Dal punto di vista scientifico, ciò che conta è che HM aveva la consapevolezza dei ricordi, ma non era in grado di legarli ad un tempo e ad un luogo specifici». Insomma, il caso HM, oltre a dimostrare la funzione cruciale dell'ippocampo, aveva permesso l'identificazione di una serie di zone all'interno del cervello, coinvolte in diversi tipi di memoria. Memoria a breve e lungo termine, memoria semantica, memoria episodica, che tutte insieme confluiscono in un tutt'uno e che permettono di muoverci all'interno del mondo. L'ippocampo, tra l'altro, è una delle zone più colpite dalla demenza nel morbo di Alzheimer. Ma, a parte questi danni, molti vuoti di memoria sono dovuti semplicemente alla disattenzione, che impedisce alla maggior parte delle informazioni provenienti dal mondo esterno di diventare informazioni consapevoli. Solamente i segnali molto forti proseguono il loro cammino lungo il sentiero del cosa nel lobo temporale, fino ad arrivare alla fine per poter essere elaborati all'interno della parte anteriore del cervello. Parte anteriore del cervello che viene definita lobo frontale, ovvero quella zona responsabile della consapevolezza cosciente. Pensieri, emozioni e percezioni sono costituiti nelle aree dell'inconscio, ma è solo quando sono poi spinte nella zona frontale che ne diventiamo consapevoli.
Per noi però non è sempre necessario essere consapevoli per poter agire. Pensiamo ad esempio a quando camminiamo. Di certo i nostri sforzi mentali non sono volti a pensare passo destro, passo sinistro, passo destro, passo sinistro e così via. Ecco perché si può affermare che il nostro corpo è in grado di agire sulla base di informazioni processate e applicate prima ancora che quelle stesse informazioni finiscano il loro tortuoso viaggio lungo il sentiero del cosa. Io vi ringrazio per il tempo che abbiamo trascorso insieme e vi ricordo che sotto in descrizione trovate tutte le informazioni che mi riguardano, oltre ad invitarvi a lasciarmi nei commenti suggerimenti e vostre impressioni. Noi ci rivediamo ad un prossimo appuntamento di Neuroscienze, spiegate in maniera semplice. Ciao! Un attimo, piccola soddisfazione. Settimana scorsa è uscito un articolo sulla rivista Forbes Italia in merito alla piattaforma Docety e io ho avuto l'onore di essere citato tra i coach. Un piccolo traguardo che ovviamente non sarebbe stato possibile senza lo staff della piattaforma, ma un ringraziamento particolare va soprattutto anche a voi che mi spingete giorno dopo giorno a fare sempre meglio. Grazie, un abbraccio.